Buondì, questo vlogmas inizia da qui. Sono le 9 del mattino, io sono andata a letto alle 4 ed ho un sonno colossale. Però mi sono svegliata perché oggi ci sono tante tante cose da fare e chi dorme non piglia pesci. Sono qua con il caffè, con nessuna nessuna voglia di fare colazione stamattina. Poi magari facciamo più tardi. Adesso cerco di svegliarmi e poi c'è l'albero da fare. E a proposito dell'albero, dopo vi dico una cosa. C'è l'albero nella craft room da fare. C'è una montagna di vestiti da stirare. C'è da andare a pranzo dei miei. C'è da iniziare a fare delle only you perché me ne sono state ordinate tantissime e devo darmi una mossa. E poi c'è da andare a vedere Frozen oggi. E non vedo l'ora. Quindi cerchiamo di darci una mossa. Adesso mi do una sistemata, mi do due schiaffi per svegliarmi. E ci vediamo fra poco. Sono le 10:30, ci ho messo un po' a svegliarmi. In realtà ho fatto anche delle altre cose che c'erano da fare in casa. E adesso sono pronta per decorare l'albero. Aneddoto, ieri quando ho aperto l'albero nuovo, mi è sembrato troppo piccolo, troppo stretto, mi ha fatto tristezza. Insomma, non mi è piaciuto. E quindi ho ripreso l'albero vecchio. A quello nuovo ho già trovato un'altra sistemazione. Non resterà solo e abbandonato, ma il mio albero sarà ancora questo. E poi in realtà ci sono anche affezionata. E adesso parto. Ovviamente non vi faccio vedere tutto quello che faccio, però vi racconto l'inizio. Come decoro l'albero io? Allora, io parto dalle palline, comincio a mettere quelle del colore primario che sarà appunto il rose gold, le più grandi, le più piccole palline, poi riempio con quelle del colore secondario che sarà il bianco, poi metto la fascia, poi dove ci sarà da riempire spazi, credo che metterò dei fiori e in ultimo, alla fine metto le lucine perché so che in tanti le lucine le mettono all'inizio, ma uno, se le metti all'inizio poi restano nascoste, a me piace che l'albero sia bello luminoso. Due, se le metti all'inizio e malauguratamente le lucine scoppiano perché mi è successo e credo che forse una volta nella vita è successo a tutti. Allora, o lasci l'albero con le lucine spente o lo devi disfare tutto. E quindi praticamente e anche a livello estetico preferisco mettere le lucine alla fine. E adesso parto con le palline rose gold. Ok, per ora ho terminato con le palline rose gold. In realtà da qua sembra che ce ne siano di meno, ma vi assicuro che ce ne sono tante. Ne è rimasta qualcuna, ne lascio sempre qualcuna perché poi alla fine vado a riempire qua e là, quindi di ogni colore lascio qualcosa per alla fine. Adesso passo alle palline bianche. Questo è quello che succede quando compri una confezione di palline a 3 euro. Ti danno la pallina. Ti danno i fili e ti dicono veditela tu. E si perde un sacco di tempo. Vabbè, speso 3 euro. Niente, alla fine cercare di mettere quei fili risulta troppo dispendioso a livello di tempo, quindi ho preso le paper clip, le clippette, ne apro una, la infilo qui e poi chiudo un po', pronto il gancio. Faccio vedere da mettere direttamente all'albero e faccio prima. Avevo anche dei gancetti verdi fatti apposta, ma non ricordo dove li ho messi e questa è la soluzione più veloce che ho trovato. Allora, come vedete, sono già, diciamo, a un discreto punto. Alla fine ho fatto dei cambiamenti, ho aggiunto degli elementi color oro perché mi sembrava spento e anche un po' spoglio. E quindi sarà il mio albero nei toni dell'oro. Adesso però è ora di pranzo, quindi devo andare dai miei, mi fermo e poi continuo nel pomeriggio.
È passata qualche ora, io intanto ho messo una felpa perché adesso fa abbastanza freddo. Ci siamo più o meno, quasi. La struttura, diciamo che è fatta, ho anche messo le lucine. Sento che manca qualcosa, ma vabbè, vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vorrei aggiungere qualcosa in più di Gold Rose. In realtà vorrei fare dei fiori Gold Rose con una carta che ho. Adesso vedo. Però intanto questo è l'albero. Anzi, magari facciamo una cosa. Arrivo, eccolo qua. Lo faccio vedere con le lucine accese. Questo è l'albero intanto e adesso do una sistemata e faccio anche un altro po' di addobbi. Vi faccio vedere anche questo, però prima lo accendo. Questo sarà il centro tavola. Eccolo, va sistemato un po', ma a me piace tanto. E devo andare a fare l'albero nella craft room adesso. Mi manca anche quello. A dopo. E questo è il piccolo alberello che ho fatto nella craft room. Ok, con gli addobbi natalizi credo che sia il caso di fermarsi perché sono già le 15:30, adesso devo stirare. Questo compito non mi piace, oggi non ne ho voglia, però devo farlo, quindi cerco di darmi una mossa. Speravo di riuscire a far rientrare un po' di riposo in questa giornata, invece non ci sono riuscita. Sono le 18:30 e devo uscire. Mi sono già preparata, mi manca solo da mettere il cappotto rossetto e vado. Mi stanno già aspettando sotto, quindi mi devo anche sbrigare. Vi faccio vedere l'outfit al volo. Eccolo qua, resto sempre nella mia comfort zone. Del nero. Ed ora vado a fare un giro per negozi e poi credo che andrò a vedere Frozen. Dunque, alla fine Frozen non sono andata a vederlo, andrò magari in settimana perché mi sento un po' stanca. Ho dormito troppo poco questa notte e adesso sono andata al centro commerciale, ho camminato parecchio, dopo non ce la faccio. E quindi sono ritornata a casa e sto per fare una cosa che mai avrei pensato di fare perché ho deciso di disfare l'albero. O meglio, voglio fare degli aggiustamenti. Non sono pienamente soddisfatta e quindi adesso faccio degli aggiustamenti che ora non vi faccio vedere, ve lo faccio vedere dopo quando ho finito. E quindi vado. Sono pazza, lo so, sono pazza. Finalmente ce l'ho fatta. Dovrebbe essere terminato l'albero. E alla fine ho tolto tutti gli elementi in oro che avevo messo, la fascia in oro, perché boh, oro e rosa non mi piaceva, anche se insomma i colori dell'oro messi insieme non sono male. Sono andata a comprare ancora fasce bianche, ho tolto quelle oro che si alternavano prima e poi vi faccio vedere, vediamo dove riesco a toglierlo. Ho trovato questo. Le decorazioni che sono bellissime, sempre in oro rosa. Ecco qua, così la vedete da vicino. Questa stella in oro rosa che è meravigliosa, proprio bella. Dov'era? Ecco qua. E niente, vi assicuro che dal vivo è molto più bello da quel che sembra. Ho fatto la foto prima per farlo vedere a mia madre e mia sorella e in foto non viene bello per come è dal vivo. Ma adesso magari vi faccio qualche immagine ravvicinata. Credo che per oggi possa essere tutto per questo secondo vlogmas dedicato alla mia avventura, disavventura, fail, chiamatelo come volete, con l'albero di Natale. Ovviamente per l'occasione ho messo il maglioncino natalizio. E adesso però, dato che
abbastanza tardi e che devo ancora editare il video prima di andare a dormire, io direi che vi posso salutare qui. Magari poi nei prossimi giorni faremo qualche altra decorazione insieme, perché ho intenzione quest'anno è l'anno delle indecisioni. Ho intenzione di rifare il fuoriporta, perché quello c'è da 3 anni e mi ho un po' stancata, quindi vorrei rifarlo, e anzi vi faccio vedere anche. Guardate che bello questo, ho trovato questo sempre in oro rosa e vorrei farlo con questo, ma adesso vediamo, mi deve venire l'ispirazione. Tra l'altro in settimana ho tanto da fare, ve l'ho già detto oggi, perché ho ordini da preparare e quindi dobbiamo trovare il tempo, e saggio lo sto preparando anche, troveremo il tempo. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino, così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio di una candy cane grande grande, ciao.